Benvenuti amici ascoltatori, siete su Web Live TV, questa è Music Destination e con noi oggi Francesco Giordano. Ciao Francesco. Ciao, ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao ciao ciao. Bentornato a questa seconda chiacchierata, siamo molto contenti, segno che le cose stanno funzionando. Dai, stanno andando, sì, si lavora sempre e non ci si ferma mai, insomma. Ottimo, ottimo. Francesco, noi siamo sempre, come dire, molto curiosi di conoscere i nostri cantanti e quindi ti chiediamo subito così, a secco, chi è Francesco cantante, ma anche Francesco di tutti i giorni? Francesco di tutti i giorni si assomiglia un po' con il Francesco cantante perché è comunque una persona, un ragazzo che si dà da fare, che studia, che si impegna, che mette del sacrificio nel suo lavoro, ecco, sia a livello personale, nelle relazioni con gli altri, sia nel suo rapporto con se stesso attraverso lo studio dei testi, lo studio della musica, lo studio anche dell'ispirazione, di un qualcosa che possa trasmettere un messaggio per poi divulgarlo al prossimo. Quindi c'è una sorta di simbiosi, di sincronia fra il Francesco artista e il Francesco 24enne ragazzo impiegato, ecco. E ci sta sotto ogni punto di vista. Senti, invece c'è stato magari un momento o magari una band, un cantante che ti hanno proprio fatto dire no, io da grande farò il cantante? Ma sì, prendo sempre riferimento il mio, come se fosse mio, diciamo un artista preferito che è un colosso, Elton John. Beh, io comunque sono uno stra appassionato di cartoni Disney, guardo tuttora i cartoni Disney anche la notte. Beh, quando ho ascoltato Il Re Leone, in quel momento, vedendo le musiche di Hans Zimmer come orchestratore, come musica d'immagine, e Elton John come canzoni, ho detto, beh, io questa cosa mi colpisce, mi tocca, voglio farla mia, voglio fare delle cose mie ed emozionarmi con quello che faccio. Grazie anche appunto a questi due grandissimi esempi. Quindi sì, eccoli qua, questi sono i nomi. Tra l'altro, se non sbaglio, Elton John sta facendo l'ultimo tour, credo. Al suo live a San Siro a Milano, praticamente l'ultimo, no? Il Farewell Yellow Brick Road è stato pazzesco. Sì, assolutamente, assolutamente. I concerti di Elton John sono sempre memorabili sotto ogni punto di vista. Quindi lo ascolteremo, come dire, sui supporti digitali. Tra l'altro, a proposito di supporti digitali, oggi non è proprio facilissimo fare il cantante, cioè nel senso. Sembra più facile perché c'è tanta musica in giro, 60 milioni di brani come pubblicizzano le piattaforme, ma proprio perché c'è così tanta musica, poi emergere è tosta, Qui vado a toccare un tasto molto molto dolente, perché ultimamente, diciamo, anche facendo aggiornamenti, un po' ragionando in maniera migliore rispetto a prima, queste piattaforme digitali non fanno altro che penalizzare noi artisti, non tanto appunto l'ascoltatore, in quanto l'ascoltatore fa il suo semplice abbonamento e via, noi però ci mettiamo in questo marasma, in questo grandissimo oceano dove devi ad esempio spendere una certa cifra per pubblicare il tuo brano e guadagnarci una miseria. Quindi questo è la verità e non ho assolutamente paura a dirlo, è deleteria, è demenziale per noi artisti, tant'è che sto pensando infatti di io personalmente tornare alla vecchia maniera di pubblicare il mio disco, distribuirlo nei negozi, chi è interessato alla mia musica se lo va a comprare.
Guarda, infatti ha toccato un tasto molto interessante dal punto di vista proprio del famoso, ormai è diventato nel lessico comune, del famoso algoritmo, no? Sì. Una volta, parlando anche con tanti cantanti magari di vecchio corso, dicevano una volta l'algoritmo era effettivamente il negoziante dei negozi di dischi, perché era uno che ne sapeva molto di musica e quando arrivava il cliente diceva: oh, ma hai provato ad ascoltare questo cantante? Ma prova questo che è una grande novità e così. Oggi invece purtroppo l'algoritmo è purtroppo come dire, intelligenza artificiale, e quindi 60 milioni di brani ascoltiamo sempre i soliti 100. Esatto, sì, ma infatti anche un discorso credo di trend, nel senso trovo anche miei amici che dicono: oh, ma guarda questo che va di moda adesso, c'è il trend di tizio, e allora magari uno gli fa anche schifo, non gli piace, però lo ascolta, perché lo ascolta quello, perché lo ascolta... È un discorso che non regge, però vabbè, ti ripeto, sto diventando molto 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 contro queste piattaforme digitali e vedremo poi il da far successivamente. È vero che quest'anno comunque da febbraio 2022 fino ad oggi sono stato più che costante nel pubblicare brani, prodotti musicali, ecco, senza poi averne comunque un rientro effettivo di quello che parliamo, ecco, sì, di quello che voglio fare. Quindi non credo sia la strada giusta, ecco, la digitalizzazione di un prodotto musicale. Se un ascoltatore è legato emotivamente ad un artista, vai a comprarti il tuo disco, si compra il disco. Sì, è vero, concordo pienamente con te sotto ogni punto di vista. Noi però siamo invece curiosissimi di ascoltare la tua musica, quindi andiamo in pausa musicale, ci ascoltiamo Fantasie e poi torniamo. In un mondo che non ci porta via, tu rimani così la mia più fantasia. In un posto che ci succederà uno scambio di sguardi e poi un viso di scatto. Mi sento inadatto, paura di perderti, un dato di fatto. E voglio il sorriso, mi sento diviso. Giochiamo tra note di malinconia ed ecco arriva la sera. Un bel tempo si spera per capire se siamo noi due la materia. Ed ecco arriva il momento, mi rimane il tormento. Se parliamo sicuri su di te mi addormento. Non trovo una via di fuga in questa stanza ora cupa, soli sotto coperte di dubbio ora noi. Troviamo un tempo sereno sotto l'arcobaleno per sorridere fra calici di euforia. La soluzione di noi. In un mondo che ci riporta giù, fra le stelle perse di tuoi occhi blu. In un posto che non ritornerà, quella voglia di noi che poi mi sento codardo. Ancora in ritardo, ripenso ai ricordi quant'ero distratto. Un viso di spalle, tu dammi la pelle. Giochiamo fra i dischi qui di casa mia. Ed ecco arriva la sera. Un bel tempo si spera per capire se siamo noi due la materia. Ed ecco arriva il momento, mi rimane il tormento. Se parliamo sicuri su di te mi addormento. Non trovo una via di fuga in questa stanza ora cupa, soli sotto coperte di dubbi ora noi. Troviamo un tempo sereno sotto l'arcobaleno per sorridere fra calici di euforia. La soluzione di noi. Non trovi fantasie per dirmi che cosa noi saremo in un mondo distante. Non trovi il modo poi di aprirti se ancora tu continui a sognare. Ed ecco arriva la sera. Un bel tempo si spera per capire se siamo noi due la materia. E siamo di nuovo in diretta qui su Web Live TV Music Destination. Con noi Francesco Giordano, abbiamo appena ascoltato il tuo ultimo singolo Fantasie. Parlaci un po' di questo pezzo, come ti arriva? Ma guarda, allora, Fantasie nasce da un progetto, diciamo, inventato sul momento, improvvisato, Petali, che poi è stato preso il nome e il titolo di Petali. Questo brano nasce nella primavera del 2022, dove appunto mi ritrovavo un po' a scrivere, no? Temi,
cioè canzoni, testi tutti riguardanti sul tema dell'amore, di un amore che passa dall'essere gioviale, felice, ai dolori, ai rimpianti, alle frustrazioni amorose. Ecco, Fantasie, nel particolare nasce quando mi ritrovavo nel passato a vivere in un momento di distacco, di frenesia da una persona a me particolarmente cara, dove ero immerso nei dubbi, nelle perplessità, ecco, che poi questo è stato riprodotto appunto nel videoclip, che ne parleremo poi successivamente. Comunque sì, ecco, amore, ma molti dubbi, domande, cose che non riesci magari in quel momento a risolvere. Si parla di sicurezza, ma allo stesso tempo di situazioni di fragilità umana nei confronti della coppia, ragazzo-ragazza, va bene in questo caso, e si cerca appunto di capire effettivamente quello che si vuole e come lo si vuole. In questo caso, in questa situazione, due personaggi, due protagonisti del brano, del video che si rincorrono, giocano, si perdono, ma alla fine poi si ritrovano. Quindi, cioè, finisce con un lieto fine. Sì. Nella vita non è sempre così, ma nelle mie canzoni voglio sempre cercare di trasmettere un messaggio di speranza, di positività e insomma di progresso, se Giusto. così lo si può Che chiamare. poi esattamente, cioè, il romanticismo fa sì che comunque ci sia sempre un lieto fine, c'è cioè poco da fare, è cosa buona e giusta, tra Ah virgolette. sì, dai, sì. Ci sta, ci sta. Senti, a proposito del video, l'abbiamo nominato, come nasce invece proprio l'idea del video girato in quel modo? Ma allora, non è che fa ridere, cioè, allora io ero al ristorante, stavo mangiando un crudo, ok? E mi chiama il videomaker, mi dice: "Senti, Fra, ho pensato a un'idea, metaverso, occhiali 3D." Io mentre stavo mangiando il mio... Vabbè. A posto, ciao, fine, così è nata. L'idea mi è piaciuta subito, quindi insomma, successivamente lui, questo ragazzo, il produttore del video, il videomaker, ha poi provveduto a contattare attori e tutto, e effettivamente poi vedendolo all'opera, io mi trovavo poi sulle scene di produzione, di registrazione, di regia, scusami, e dico: "Cazzo, che figata sta venendo fuori, cioè bello, bello, però mi piace." Tra l'altro ti faccio anche questa piccola confessione, questo era il brano, il prototipo di brano che poi ho proposto alla redazione di Sanremo, non è andata bene, ho deciso di pubblicarlo questo mese e diciamo che sto avendo dei riscontri positivi, dai, molto positivi. No, noi l'abbiamo ascoltato diverse volte, ci è piaciuto molto e Sanremo ha fatto uno sbaglio, te lo diciamo chiaramente, a non prendere questo pezzo. Comunque è interessante, è molto bello anche il videoclip, devo dire che specialmente per gli artisti emergenti, spesso e volentieri i videoclip non sono di, passatemi il termine, di alta fattura, no? Vuoi per il budget, lo capiamo un po' tutti. Devo dire che invece in questo caso il videoclip è veramente di altissimo livello, si sposa benissimo con la canzone. E c'è il concept del video è veramente fatto e si sposa proprio benissimo con il pezzo. Quindi complimenti a tutti voi, insomma, per aver fatto questo bellissimo lavoro. E, senti, invece, un'altra cosa interessante che sta venendo fuori un po' in questo periodo, torniamo un po' al discorso social. Oggi la sta facendo un po' da padrone TikTok, no? Sotto ogni aspetto. E stiamo notando che diventano virali spesso dei pezzi, dei piccoli pezzi, ovviamente, perché parliamo di 15-30 secondi di alcuni brani che poi alla fine, quando chiediamo chi la canta questa canzone, ma non lo so, quindi diventa più virale il pezzo che il cantante. Cioè, come lo vivete questo aspetto? Nel senso, dovesse capitare, ecco, il tuo brano a Fantasia che diventa subito virale il pezzo, poi chi la canta, boh, non lo sappiamo. No, mi girerebbero parecchio le palle, sinceramente sì, perché non è una cosa, non è giusto, nel senso viene appunto fatta sempre questa sequenza di trend, perché, come ti dicevo prima, per i vari artisti, lo fa uno, lo fa uno, lo fa uno, lo faccio perché lo fa quello. Poi effettivamente chi lo fa, chi fa quel brano, perché l'ha fatto, di che cosa parla, non
non gliene frega niente a nessuno. Non condivido assolutamente. Io stesso utilizzo TikTok, ma utilizzo TikTok facendo, buttando fuori dei miei brani, appunto, sempre per sponsorizzarmi, sì, per autopromuovermi, e poi facendo anche dei pezzi di cover, magari anche divertenti, di band datate o canzoni, insomma, alla moda, moderne, ma comunque facendole, tra virgolette, mie. Sì. Senza andare a seguire, perché adesso c'è il balletto di Cremonini, che no, non mi interessa, non è questo quello che voglio, quello che cerco non è seguire la massa in questo senso, ecco. Ed è giusto così, sotto ogni punto di vista. Senti, siamo alla fine della nostra piacevolissima chiacchierata, le ultime due domande di rito, ovviamente. Allora, la prima: sappiamo che nel cassetto di un artista c'è sempre qualcosa in preparazione, in lievitazione. Nel cassetto di Francesco che c'è? Sì, praticamente c'è sta che Sfumature esce a brevissimo, l'album, il mio primo album Sfumature esce ormai inevitabilmente. Quindi ci siamo. Il 9 dicembre è pronto ad uscire e non vedo l'ora di farvelo ascoltare, quindi sono bello carico, emozionato, quindi anche che nel dirlo balbetto pure, quindi sono veramente contento, perché è un progetto che va avanti da tanto tempo. Ecco, spero vi piaccia, è tutto qua. Noi personalmente, quando sentiamo la parola album, siamo sempre molto contenti, proprio perché in questo periodo se ne fanno veramente pochi, a parte i big, sì, di altissimo livello, ovviamente. Senti, invece, per chi vuole ascoltarti, per i nostri amici ascoltatori che vogliono ascoltarti, vogliono sentirti, dove e come ti trovano? Potete trovarmi allora su Instagram, la mia pagina Instagram come Francesco Giordano Official, la pagina Facebook come Francesco Giordano, il canale TikTok I Am Triade, e Spotify, che ci sta, sì, come Francesco Giordano. E quindi, cari amici ascoltatori, avete tutti i riferimenti per seguire Francesco, fatelo, perché, come diciamo a Roma, è gagliardo e tosto, quindi ascoltate la sua musica, condividete il suo lavoro, e grazie Francesco per averci fatto compagnia. Ciao ragazzi, ciao Manu. Lì nella regia.